scendere in piazza in tantissime città italiane come Partito Democratico, ma poi allargando l'invito a tutte quelle forze che vedono le istituzioni, sentono che le istituzioni sono state messe in pericolo da due forze politiche che in questi giorni hanno gettato le maschere e hanno dimostrato di essere quello che sono, forze politiche irresponsabili, che stanno giocando sulla pelle delle istituzioni e quindi sulla pelle dei cittadini, perché non riescono a mettersi d'accordo e per tutte le loro ambiguità di queste settimane, di questi mesi, sulla loro idea di società e sulla loro idea di Europa, che non è solo un'idea economica, ma è un'idea culturale, è un'idea proprio davvero di società. Noi stiamo in Europa, noi vogliamo l'Europa e loro hanno dimostrato di giocare nell'ambiguità. Io credo che sia stato questo il senso attraverso il quale Mattarella abbia fatto la scelta che ha fatto, una scelta che noi come Partito Democratico abbiamo compreso, abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere, perché davvero sulle istituzioni non si scherza. Va bene il confronto politico anche quando è aspro, e in questi anni in cui il PD è stato al governo in maniera importante, il confronto c'è stato e gli insulti anche nei nostri confronti non sono mancati. Ma quando si attaccano deliberatamente e volutamente le istituzioni, bisogna tirare una linea e noi diciamo no, non si può andare oltre. Le istituzioni devono essere preservate, perché attaccare le istituzioni, attaccare il Presidente della Repubblica non significa attaccare una persona, ma significa attaccare l'assetto istituzionale e democratico di questo Paese, significa attaccare e indebolire tutti i cittadini italiani. Siamo qua assolutamente a difesa delle istituzioni, siamo a difesa delle istituzioni e della democrazia, perché avvertiamo che c'è un allarme democratico che ci tocca, che tocca le istituzioni, che tocca la vita dei cittadini, che tocca la vita delle persone, e quindi sentiamo questa responsabilità e questo impegno innanzitutto. È chiaro che l'ondata populista che rischia di travolgere il paese ci preoccupa fortemente. Dobbiamo ricostruire, proprio perché partiamo dalle esigenze delle persone come amministratori, che quindi sentono con grandissima preoccupazione quelli che sono i grandi rischi che rischiano di travolgere la vita dei cittadini del paese. Sentiamo questi rischi e quindi vogliamo ricostruire un fronte proprio per arginare questa difficilissima situazione e dare le risposte che a partire da noi sono attese, al di là di ogni demagogia, di ogni falsità e delle promesse assurde che sono girate in questi mesi. Gli attacchi ricevuti è lo stesso motivo per il quale sono presente in questo momento, perché certamente viviamo in un paese, grazie a Dio, nel quale è possibile manifestare liberamente il proprio pensiero, viva Dio che sia così, ma non è possibile attaccare le istituzioni con un atteggiamento di sciacallaggio come quello cui abbiamo assistito nelle ore immediate alla rinuncia del premier incaricato Conte. Sono le ragioni che ci spingono a difendere la persona del Presidente, ma l'istituzione del Presidente della Repubblica, il quale ha esercitato le prerogative che gli sono date dalla Costituzione, quella Costituzione alla quale tutti hanno inneggiato, ma che forse dovremmo tutti conoscere continuamente.